inaugurato nei giorni scorsi il nuovo anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Vediamo il servizio. Inaugurato giovedì 27 febbraio nella Scuola Grande San Rocco a Venezia, il nuovo anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Presenti alla cerimonia la Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, il Presidente del TAR, Bruno Amoroso, l'Assessore Comunale, Ugo Bergamo e il Presidente della Regione, Luca Zaia. Il Presidente Amoroso, citando Albert Einstein, ha definito la crisi che il Paese sta attraversando come un momento di crescita, di innovazione, come un vantaggio per il Paese e i rappresentanti delle istituzioni. Ha riportato inoltre l'attenzione sul valore di un diritto che sappia rimettere al centro la persona e il valore di una giurisprudenza che sappia dare risposte pratiche adeguate alle attuali istanze di giustizia in tempi e costi ragionevoli e finalmente a passo con l'Europa. La Presidente Zaccariotto, invece, come già aveva sostenuto la scorsa settimana in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, ha ribadito l'utilità del TAR e delle sue sentenze, definendolo un faro per l'azione amministrativa, nelle controversie di lavoro che nel caso del lavoro pubblico dovrebbero tutte ritornare, secondo la Presidente, sotto la competenza del Tribunale Amministrativo, ricordando infine la necessità di un dialogo, di un confronto continuo fra istituzioni locali e magistrature. Se vogliamo ritornare ad essere attraente per un investitore estero, ha concluso la Zaccariotto, la giustizia deve essere semplificata, le procedure snellite, la produzione delle leggi magari ridotta nel numero, puntando non alla quantità di leggi emanate, ma la loro effettiva applicabilità e utilità per i cittadini, le imprese, l'economia e per lo sviluppo di tutto il nostro sistema.